quanto che mi piace il nuovo reparto delle salse, ciò. Sentite, io il pesce lo mangio, ma i surimi sono il male. Il male, non li voglio più vedere. No, mancano praticamente tutti i prodotti di base. Le paste asciutte, le farine. Non riesci a trovare la farina farina. Ok, e come per magia... Ah, oh, quanti clienti ci sono ancora? Ma cretini, spostatevi di qua. Ok, sgnacami qua tutti i gelati. Indovinate chi dovrà chiedere un prestito a fine giornata, perché come al solito ha esagerato. Sai, Franco, un tempo ero anch'io un cassiere come te, ma poi mi sono buscato un loaned sul portafoglio. Zio Billy, signori, mi sto ancora riprendendo dopo la crisi che ha subito il mio conto in banca sul finale della scorsa puntata, quando abbiamo iniziato a vendere all'interno del nostro negozio un po' più di carni e di pesci. Però, porca la miseria, io non sono Gesù, non posso fare la moltiplicazione e tutte cose, ma appena so fare le addizioni nella vita vera, quindi lasciamo stare che è meglio. Ad ogni modo, ho passato l'ultima ora ad andare avanti col negozio. Abbiamo level upato quasi fino a 25, abbiamo incassato una discreta sommetta e pian pianino sto riorganizzando, sì, il nostro magazzino, che nel frattempo si è misteriosamente esteso di altri 4 metri quadrati. No ragazzi, era indispensabile. Pian pianino sto organizzando per bene gli scaffali. Ad esempio, questo è lo scaffale riservato al pesce, questo è lo scaffale riservato al formaggio. Poi, aspettate un secondo, prendiamone uno. Possiamo fare uno scaffale riservato alla carne e via dicendo. Non mi pare la cosa più stupida della vita, perché non riesco più a trovare la merce. Gente, l'ho detto più e più volte, abbiamo troppi prodotti, porca di quella iperporca. Allora, fatemi continuare l'organizzazione del magazzino per un paio di secondi. Abbiamo detto che qua vanno le carni, quindi qua mettiamo le costine di vitello. Che cocchio è? Qui abbiamo il formaggio Compt. Aspettate, che devo ancora memorizzare tutto. E il Compt mi va qua. Abbiamo la patata, aspettate, c'è stata una crisi di patate. Oh, erano tutti assatanati di patate mentre preparavo la puntata, che è una roba assurda. Questo è il pesce gratinato. Devo ancora trovargli un posto, lo mettiamo in parte al tonno. Il tonno va anche riordinato. Qui abbiamo altro coso gratinato e glielo sgnacchiamo in parte. Sto cercando di abbondare in modo tale che il nostro Gianpier Fabrizio non mi faccia casini. Dobbiamo anche creare una sezione per i surgelati come patatine e pizza. Per adesso non l'ho ancora creata, quindi lasciamo volgarmente qua il prodotto. Qua abbiamo la bisteccozza, che possiamo mettere in parte alle costine lì, come cocchio si chiamano, e tutte cose di vitello. Se stanno a consumare quantità spropositate di candeggina sta gente, una roba incredibile. È vuoto, non riesco a capirlo. E il resto degli scaffali, casomai, li giriamo e rimettiamo dietro a quelli che avevamo messo negli scorsi episodi. Penso che tutto il magazzino vada praticamente organizzato in questo modo, e in men che non si dica, forse riusciremo a non fare troppe minchiate. Allora, dobbiamo creare la sezione per la colazione più merendine e via dicendo, che potrebbe essere questa. Anzi, fammi fare una cosa differente. Apriamo un altro scaffale qui di lato e ci mettiamo il tè, il caffè e tutti i vari derivati. Se non fosse che la maggior parte li abbiamo finiti, quindi dovrò spostarli io manualmente. Se creiamo una sezione tipo qua i due tipi di caffè, dall'altra parte i due tipi di tè e tutto il resto, riusciremo davvero a sopravvivere. Il problema più che altro è che Gianpier Fabrizio continua a prendere per prima le scatole piene e dopo quelle con meno prodotti. Pertanto mi ritrovo anche due o tre scatole che all'interno hanno uno o due prodotti. Non mi sto incocchiando, ma proprio per nulla. Allora, in questa nuova mensola casomai mettiamo tutti i surgelati, come ad esempio San Carlo Junior, le patatine e l'immane gigantesca quantità di pizze. Beh, ce n'è solo una qua dentro. Ma porca... Gianpier, no, li hai già riempiti tutti, sei un pezzente. Sapete cosa faccio? Lo svuoto! E che stracocchio. No, ho fatto così per buona parte della preparazione dell'episodio, perché è l'unico modo che hai per avere le scatole piene organizzate correttamente. E così poi svuoti invece la scatola che aveva meno prodotti. Oh, bravo Ciccio, metti il resto delle pizze. Non c'è altro modo, altrimenti Gianpier Fabrizio vincerà. Non possiamo lasciare che il male trionfi, dannazione gente. E a sto punto, qua di surgelati, mettiamo anche la patata, perché sono tutti scatoloni eccessivamente grandi. Abbiamo una quantità spropositata di acqua, porca la miseria. E dobbiamo anche ricomprare praticamente tutti i prodotti per la pulizia della casa. Ci manca la carta culo. Però sì, pian pianino stiamo riordinando tutto. Quante cocchio di cose di pesce abbiamo preso? Direi decisamente troppe. Forse il congelatore ne era vuoto. Deve essere per questo
che ho fatto una bella spesuccia. Il tonno Stark, aspettate che mi devo ancora abituare. Oh, mano a mano che io metto i prodotti, vedete, Gian Pier Fabrizio mi riparte all'avventura. Aspettate che gli do una mano. Ho tra 841 anni, siamo ancora lì. Ora che il negozio si è levelappato, figlioli, come potete immaginare, è arrivata ancora più gente che compra ancora più prodotti. È l'unico motivo per cui abbiamo accumulato così tanto denaro, altrimenti è impossibile. Mi hai già portato via tutta la patata, Gian Pier Fabrizio. Ti dà una calmata? E che stracocchio, qua che hai rimesso lì le pizze. Ma sarai un criminale. Ora abbiamo... facciamo doppio spazio pizza e doppio spazio patatine. Così questo lo possiamo svuotare. Olle. Quest'altro scaffale me lo sgnacchi così. Ottimo, così riusciamo a passare più tranquillamente. Qui volevo fare la sezione della colazione. Oddio, siamo pieni zeppi di bibite. E mancano una marea di prodotti. Dobbiamo anche fare lo scaffale delle uova. C'erano patatine pure qui, ma mi prendete in giro? Ah, a posto. Togliamo l'etichetta. Qui abbiamo il tè, quello super costoso. E se, come ben sapete, stiamo cercando di creare una sezione dedicata. Quindi se questo è il caffè, il tè me lo metti di qua. Mettiamo da una parte quello più economico e dall'altra ovviamente quello più costoso. Siamo giù anche di bibite. Insomma, come avrete capito, devo tirare uno sfaccello di porchi. Allora, vediamo intanto di iniziare una nuova giornata, perché questo lavoro richiederà molto più tempo del previsto. E assumiamo intanto un nuovo cassiere. Il problema dei cassieri più che altro è che sono lenti da far schifo. Nel frattempo io mi diverto a ordinare letteralmente qualunque cosa, perché mi mancavano anche i cereali. Ecco qua, poi ci mancano... se chivo bibite vengono fuori tutte, se... bravo figliolo, tranne la Coca-Cola. Coca-Cola ne ho anche troppa. Siamo già al massimo? Porca la miseria, ho ordinato già troppa roba? Wow, 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 wow. Ma porca la miseria. Allora, scaffale delle bibite era anche abbastanza ordinato. Vorrei fare due zone per ogni singola tipologia di bibite. Così facendo ci assicuriamo di avere sempre il magazzino bello pieno. Poi volevamo creare, dicevamo, la sezione della colazione. Questi sono gli Honey Bees e li possiamo mettere tipo qua sopra. Questo in realtà è zucchero. Ah, che ci fanno le uova qui? A sto punto l'olio lo dobbiamo togliere dalle balle. Allora, per adesso qui abbiamo le uova da 4, queste sono le uova da 8, quindi le possiamo mettere qua di lato. Cominciamo a far sparire le varie etichette. Non ho ancora trovato le confezioni da 12. Aspettate, aspettate, toglimi tutte le etichette. Questo è dello zucchero normalissimo. Ah già, dobbiamo anche creare la sezione dello zucchero. Sembrava troppo bello, casomai lo possiamo mettere qua del caffè per adesso. Lasciamo lo zucchero al velo là sopra e qua sotto mettiamo lo zucchero normale e lo zucchero di canna che in passato... vedete, in questo caso ce ne sono 4, perché sono 3 da una parte e 1 dall'altra. Vediamo un po'. No, il Suzu è tutto pieno purtroppo. Vabbè, per adesso buttami volgarmente lo zucchero standard qui. Che vi dicevo? Uno zucchero! Ed in parte dopo ci metto lo zucchero di canna, zio Billy. Cassieri, mi raccomando. Oh, bravi. Però un po' mi dispiace perché non posso rompere le balle ai clienti. Questi sono gli altri cereali. Ok, devo fare molta attenzione a non far casino. Questo è lo zucchero di canna, che mettiamo in parte allo zucchero standard. E cancellami anche questa. Poi cos'altro abbiamo? Ok, questa etichetta può sparire. A questo punto, senti, l'olio d'oliva me lo metti lì. E l'olio di semi da quest'altra parte. Oh, spostiamo sto scaffale che ci dava un po' fastidio. Così abbiamo neanche troppo spazio per metterne un altro. Però pian pianino la situazione comincia a quadrare. La situazione cereali com'era messa? Neanche troppo bene. Ok, presumo che Gian Pier Fabrizio abbia preso la maggior parte dei cereali standard. E che è troppo facile poter sbagliare l'etichetta. E quindi vai a sovrascrivere un'etichetta precedente. Vedete, non facci tempo a mettere una scatola, che il testa di minchia me le fa sparire tutte. Il problema è che non essendo io nel negozio, non riesco a vedere di cosa si lamentano i clienti, quali prodotti mancano e via dicendo. Anche se onestamente... vedete, sushi grande! Porca la miseria! Fracco! Gian Pier Fabrizio, scusa! Ok, l'abbiamo finito sushi grande, abbiamo solo sushi piccolo. Ma quello costa! Ok, è altresì vero che siamo tipo stra super mega pieni di soldi, senti, ordina $970 di sushi. Perché io può, perché io può. Che bell'ordine. Dicevo, perché io può, ragazzi. Aspetta, 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 prima che arrivi qualche rompiballe, glielo segnacchiamo direttamente dentro. Olle. Il salmone era praticamente finito, per fortuna che me ne sono accorto. Ecco qua. Il resto lo mettiamo nella sezione pesce. Allora, questa è riservata al sushi, quindi il salmone lo puoi anche sgnaccare là sopra. Salmone. No, mancano praticamente tutti i prodotti di base. Le pasta asciutte, le farine. Oh, il riso.
Sì, manca tutto. Mi sono preoccupato troppo dei prodotti, quelli costosi, e abbiamo lasciato indietro, come dicevo, scrivo pasta a prescindere, non mi trovi tutto. No, quindi devo scrivere anche manualmente spaghetti gioco, grazie. Ti lovo veramente un sacco pure io. Aspettate che intanto accendo la luce. Dobbiamo sperare che in futuro ci diano la possibilità di automatizzare alcune cose, come ad esempio l'accensione dei faretti. Però sentite il ding. Ah, il meraviglioso ding. E scusate, mi mancano un po' di luci qua. Non si vede praticamente nulla. Allora, aspetta, questo è sushi grande. Ok, ora ne abbiamo 20 unità. Scusate, avevo lasciato una lampadina pronta per le emergenze. Lasciamela tipo qui. Queste luci sono un po' una truffa. Spaghetti, chi vuole gli spaghetti? Ecco qua, se ho visto bene abbiamo finito il riso basmati. Completamente finito il basmati. Franco muoviti, è Gian Pier Fabrizio. Oggi lo chiamo Franco. Sono talmente abituato a prendermela con Franco che a prescindere incolpo anche il resto dei colleghi. Attima. Ora non ciulli tutto il pane in cassetta che devo rifornire poi gli stand. Non che avessi niente di meglio da fare con la mia vita, eh. Oh, però il magazzino, ragazzi, sta diventando uno spettacolo. Lo scorso episodio avevamo messo tutti i prodotti alla rinfusa. Questa volta, invece, possiamo veramente andare fieri del nostro operato. Senti, sgnaccami qua un po' di questa cocchio di acqua perché non mi giro più. Ok, toglimi anche questa etichetta. E come per magia, sono le 9 di sera. Willa! Scusate, ma tutte con la scollatura, tutte mezze gnocche, da ste parti. Allora, per il resto, cos'è che abbiamo finito? Siamo giù di caramelle, giù di latte. Ma il riso basmati, no, non l'hai ordinato, imbecille, perché avevi esaurito lo spazio nell'ordine. Allora, fammi 4 di riso basmati. Ormai sono le 9 di sera, quindi non possiamo ordinare nulla. Non mi resta che fare il punto della situation. Pollo! Porca la miseria, ma io di polli li avevo ordinati. Vedi che mi ricordavo che ci fossero dei polli? Ecco qua, dobbiamo creargli ancora lo spazio, penso, nel nostro magazzino. Farina azzurra. No, ok, è pieno. Farina chiara. Aspetta un secondo. No! Ho fatto confusione. Lì ci andava, credo fosse il riso basmati che ordiniamo domani mattina. È che vedo il colore e sbarello già di mio. Beh, questo è sushi grande, a giudicare dalla scatola. Sì, ok. Certi prodotti sono troppo simili. Ma oltre all'immagine, sviluppatore, la prossima volta mettimi anche due etichette del manga. Vedete, un solo spaghetto là dentro. E vi garantisco. No, dove stai andando, ciccio? Vabbè, e vi garantisco che quella scatola con un singolo spaghetto rimarrà lì molto ma molto a lungo. Allora, avevo finito la turco, quindi occupiamo questi due con la turco. Ah, la turco era anche qua sotto. Senti, allora a questo punto sgnaccala qua sopra. Alle. E togliamo l'etichetta. Non abbiamo altre bevande gassate allo stato attuale. Mi sa che ho ordinato decisamente troppo sushi. Questo è sempre sushi grande. Già, mi dice che lo scaffale è pieno. Senti, per adesso sgnaccalo sotto, ho fatto un po' di confusione. E ora non c'è spazio per la pasta, perché? Perché una di queste confezioni ne avrà solo due dentro. Oh, faccio tanto lavoro e... Oh, no. Non posso fare nulla, ragazzi. Ho le mani legate, a meno che non riempiamo questa scatola ancora una volta. E adesso sono tutte piene comunque. No! Come la fai, la sbagli? Niente da fare. Il mio piano malvagio una volta tanto è andato a farsi benedire. Senti, lasciala qua per adesso, che tanto non dà fastidio a nessuno. La giornata è finita comunque, non sento più il dinghete. E abbiamo servito 41 clienti, ma 6 non hanno trovato tutti i vari prodotti. Allora, dobbiamo abbassare il costo del sale e del formaggio della Comte. In verità lo dovevo alzare, paradossalmente. Devo controllare il resto dei pre... Guarda la mozzarella quanto è salita! Ma porca... Ciccio! Il formaggio parmigiano regione e che stracocchio. Ah, eccolo qua. Mi sa che lo dobbiamo ancora mettere insieme al resto dei formaggi. Sì, non ha una sezione dedicata. Ecco, ora ce l'ha. Il nostro magazziniere di fiducia. L'ha già ciulato. Non mi dà neanche 10 secondi che subito tran, lui ciula tutto. Quanto sushi ordinato! La situazione è degenerata molto in fretta per quanto riguarda il sushi. Ho speso un patrimonio. Vabbè, tanto prima o poi lo devi spendere. E la patata è a posto. Oh, ogni tanto le big soddisfazioni della vita. Siamo anche un po' più giù di pizze. Ma mettile assieme. Che cocchio separi i prodotti. Diamo anche di riordinare un po' di uova perché siamo messi... Porca miseria, maluccio. Cos'è che ho ordinato? Ah, uno sfacelo di pasta e tutte cose. Così adesso non capisco cosa ho ordinato. Poi sono tutti piccoli. Aspetta che il basmati andava qua. Perfetto, ho rimediato l'errore di prima. Ottimo, è meglio avere qualche confezione extra. Senti, io riapro. La maggior parte dei prodotti, come dicevo, sono sugli scaffali. E vediamo poi quello che manca di volta in volta. Allora, questa è la confezione, quella grandina, che andava qui.
Perfetto. E quella super grande me l'hai ordinata, Ciccio? Bella domanda. Aspetta che rimedio all'errore che ho fatto, perché Giampier Fabrizio, ovviamente, fermo. Ok, bisogna solo fare attenzione, non bisogna mai sovrascrivere l'ultima mensola da cui Giampier Fabrizio ha preso un prodotto, altrimenti va in crisi, si bugga e non sa più dove appoggiare i prodotti. No, non sto scherzando. Lasciamo stare che è meglio. Mi sa che le uova da 12 non le abbiamo prese, eh. No. Ho preso una marea di uova da 4 che in verità non ci servivano. Ho 50 uova da 4. No, ne ho troppe. Ho fatto casino di nuovo. Ah, che culo. Ok, un po' le posso mettere sugli stand. Mi consolo perché stavo andando in crisi molto ma molto in fretta. Non riesci a trovare la farina farina. Ok. Presumo fosse la farina quella rossa. Ma l'avevo ordinata. Non l'ho ordinata per davvero, è già finita tu. Vabbè. Allora, prendimi intanto le uova quelle da 12, così non mi incocchio. Aspetta, la farina, ordinane 4. Meglio abbondare. Cos'altro vi serve, gente? La carta... carta culo! Stavo per chiedere carta culo? Sì, stavo per chiedere carta culo, assolutamente. Ecco qua. Ok, siamo al massimo. Presto. Torre cadente. Perfetto, questa è la carta culo. Dobbiamo pulire quei culi, presto. Ah, a posto, aspettate che trovo la farina. Trovata, ciccio. Ci fosse un sistema di priorità, ovvero se Giampier Fabrizio riempisse prima gli scaffali, che sono completamente vuoti, io sarei un ometto decisamente molto ma molto più felice. Ok, finalmente abbiamo la mega confezione di uova che possiamo sniacare qua sotto. Oh, mi sento un ometto molto ma molto più realizzato. Se vedo ancora uova da 4 mi viene un attacco di panico molto probabilmente. E ora abbiamo finito il latte. Non riesco a avere 5 secondi di pace, porca la miseria. Allora aspetta che posso anche mettere intanto qui il resto dell'acqua. Hai voluto espandere il negozio, Lonino? E questo è il risultato. Ok, latte messo nel carrello. Come siamo messi a caffè? Perché è un po' che non controllo la situazione. E insomma andrebbe riordinato anche un po' di tè base. Dobbiamo ancora finire di creare, se ben ricordo, la sezione colazione. Quindi facciamo due di questi. E poi... aspetta, il tè come me l'hai scritto? A tè senza l'H. Io lo preferisco con l'H scritto, ma chi sono io per giudicare? Ecco qui, e mettimi anche... no, no, abbondiamo con questo perché l'altro non ce lo comprano più di tanto. Oh, ragazzi, diciamo che a livello teorico dovrei pagare le fatture che mi sono completamente dimenticato. Aspetta! Paga tutto. Dicevo, a livello teorico potremmo non solo sbloccare una nuova licenza. Sarei tentato. Gelato al cioccolato, ketchup, maionese, pizza cheddar, salsa piccante, bastoncino. E ti faccio vedere io il bastoncino al granchio. Potremmo espandere il negozio per la modica cifra di $4.400. Ups, mi è sfuggito il tasto. E come per magia. Ok, ok, mi piace quello che vedo. Assolutamente sì. Vabbè, ma ho fatto l'ordine poi? Mi sono completamente dimenticato, aspetta. Non mi dite che adesso ho troppa farina. No, ok, pian pianino ci stiamo rifornendo di tutto. Devo riprendere anche i succhi e te lo succo. No, beh, stavamo per dire cose poco family friendly. Apparentemente sì, bambini, non copiate il DeLong Gamer. Non mi stancherò mai di dirvelo. Mancavano i dolci, mancava lo yogurt. Avevo letto selvaggina, non credete, non chiedetemi perché. E anche questo. A posto? Non ce la faccio, vi giuro, non riesco a star dietro a tutto. I culi, i porca miseria di culi, ma quanti ne avete, porca miseria. Oh, oh, il succo d'arancia è finito completamente. Aspettate che rifornisco io il latte. È tipo super buio, ragazzi. Qualcuno vuole accendere la luce. Non so cosa accada effettivamente se ci dimentichiamo, ma vorrei evitare di scontentare i nostri amichevoli, amorevoli clienti. Vai, perfetto. Devo dare una mano anch'io, non posso solamente mettere i prodotti sugli scaffali. Però alcune sezioni le devo ancora creare. Oh, vedete? Mancava quella per il tè normale. Ho trovato il succhio d'arancia. Aspetta, oddio, devo comprare altre luci. Ho notato adesso che c'è un leggerissimo punticino, un pochettino scuro. Ah, ora ho visto. Praticamente se il cliente esce scontento, perdiamo un punto esperienza. Oh, oh no, adesso ho troppo succo di mele. Come ne ho preso troppo? Ma porco canaglia. Eh già, c'è... ah, la signora rossa con i capelli buggati, ma vabbè, dettagli. Senti, lasciali il tutto. Siete dei clienti bastardi, non trovate un prodotto, ci fate le recensioni negative. Sono finite le caramelle, per fortuna che sono... credo di essere arrivato in tempo. Immagino che lo scopriremo tra poco. Com'è possibile che in 841 episodi ancora succo di me... ho fatto veramente casino. Ma ho ordinato due volte il succo di mele senza rendermene conto. È interamente possibile, figlioli? Conoscendomi ho fatto una cagata del genere. Ci manca lo stand per il narvalo, quello leggero, il caffè. Perfetto. Ok, qui abbiamo gli zuccheri. No, qua non si... spavento Giampier Fabrizio. Potremmo forse assumere un altro
Gianpier Fabrizio, ora che ci penso bene, anche se da quello che ho letto online, quando metti due... Oh, miseria ladra. Beh, no, questo va qui. Dicevo, quando metti due Gianpier Fabrizio, ogni tanto si buggano. È successo il gioco in super accesso anticipato, qualora ve lo foste dimenticato. Ayo, quanti clienti ci sono ancora? Ma cretini, spostatevi di qua! Si vede che non li insulto più io, e quindi non imparano più le cose. Miseria, abbiamo finito anche gli yogurt. No, aspetta, non andavano qui. Ma porco canaglia. È vero, quale cosa nel frigorifero vanno in verticale? Me ne ero completamente dimenticato. Beh, devo togliere l'etichetta, sennò quell'altro arriva e ci piazza sopra la merce. Scommetto che era già partito. Prodotti per la colazione, dove stanno? Scusate, yogurt. Oh, zio Billy. Mi sa che abbiamo sovrascritto qualcosa. Senti, la carta igienica la metterei... La carta culo, scusate. C'è il nome tecnico specifico. La possiamo sniacare? Boia, è finita. Oh, là sopra. Due stand, in verità, secondo me non bastano. Dovremmo creare... un'intera scaffalatura dedicata alla carta culo, perché come ho detto ce ne stanno pochi di rotoli dentro. Ecco qua, tutta la vostra dipendenza dagli zuccheri ora può essere accontentata. Oh miseria, di nuovo ho finito la pasta asciutta. Manca anche... no, manca tutto qui. Vabbè. Vabbè, altro che ordinare nuovi prodotti. Non riusciamo a star dietro neanche a quelli standard. Ci serve assolutamente il nuovo Gianpier Fabrizio, perché da solo poverino non può fare i miracoli. E voilà, ok. Ho svuotato tutta la zona fuori. Allora, ritornando a noi, abbiamo carenza di patata. Come carenza di olio? Ne avevo ordinato una scaterva. Come siamo giù di pizza? Pollo, ok, pollo lo capisco. Ok, giornata finita ragazzi. Bravi, bravi, sono fiero di voi. Anche se ribadisco, siete lenti da far schifo. Io con un paio di click ti facevo i miracoli. 8 prodotti non trovati. Questo è un problema, gente. Il tè nero deve essere abbassato di prezzo. A quanto? Vabbè, 5,08. Zio Billy, 9 centesimi in meno. Guarda, a sto punto ti alzo il resto dei prezzi che non avevo controllato. Pensavi di prendermi per il chiurlo? Il caffè è salito tantissimo. Ma porca la miseria. Allora, 2 secondi di pace nella mia vita, perché dobbiamo riorganizzare tutta questa cocchio di sezione. Ma come, figlioli? Allora, sta mensola qua allo stato attuale ci rompe le palle, quindi la possiamo sgnaccare qua dietro, ottimo. E il resto dei frigoriferi, casomai, li mettiamo sulla parete di fondo. Poi ci divertiamo, ecco qua, a riorganizzare il tutto in base alle nostre esigenze. Però non è che mi dispiace, dobbiamo mettere un paio di luci. Aspetta un secondo che vedo di ordinarle direttamente. Ah, carrello pieno. Vabbè, intanto fai l'ordine. Le luci non sono qui. No, perfetto. Dicevo, altre luci. Tac. Ok, abbiamo 4.900 dollari. Quanto mi costa la nuova licenza? 2.008. Non è neanche troppo per dover di cronaca. Cioè, Lon, fammi capire bene. Sei già messo a merda con i prodotti che hai attualmente? E giustamente hai espanso la tipologia di prodotti che vendi. Minchia, oh, se ci fosse la garetta perché più imbecille, la vinceresti direttamente tu. Apparentemente sì, gente, apparentemente sì. Patate, dove stanno le patate? Anche qua dovremmo allargare appena possibile. Dove sono finite tutte le pizze? Perché, ma porca la miseria, com'è possibile che fossero vuoti ieri sera? Perché nessuno ha riempito. Poi ste scatole mezze vuote è anche normale. Allora, abbiamo l'olio. Era questo che mancava. Secondo me poi scopriamo che semplicemente Gianpier Fabrizio non ha riempito il tutto. Infatti, lo sapevo. Sapevo che c'era una marea di olio. Pollo, guardalo, guardalo, solo soletto. Porca la miseria. Voleva solo un po' di compagnia, un po' di amore. No, non mi vestire pollo. Ah no, è la patata, ok. Lo sapevo che c'era troppa patata. Senti, sgnaccala lì. Comunque, una delle mensole io la lascerei della serie libera, in modo tale da poterci piazzare qualunque prodotto uno avesse in eccesso. Allora, nella sezione carne, come dicevamo, mi manca la sezione pollo. Perfetto. Abbiamo 41 bistecche e solo 9 costolette. Sì, dobbiamo rivedere un pochettino il sistema di ordini. Mi fietto cagare in mano ciccio, porca la miseria. Ok, da qui possiamo togliere... No, no, qui ci andavano i cereali invece, ho fatto confusione. Siamo mega giù anche di cereali. No, no, quanto coordinare tutto. Allora, andiamo per gradi, Lonino. Non hai troppi dindini, quindi mi raccomando, fai molta attenzione. Disse lui ordinando un po' a cazzo e senza neanche aver controllato quanto costassero i nuovi prodotti. Ok, siamo... Questa è la salsa piccante. Salsa piccante, dopo controlliamo tutto. E voilà. Ah, ok. Cade de novo. Ma perché? Perché tutto quello che ordino deve cadere male. Sto effetto torre di Pisa lo dobbiamo sconfiggere in qualche modo. Ok, ora dovrebbe essere tutto ordinato perché ho fatto confusione. Prodotti per la casa, come siamo messi? La risposta è male.
decisamente molto male. Ad ogni modo, ritornando a noi, abbiamo appena sbloccato il bastoncino di granchio, la salsa piccante, il gelato al cioccolato, il ketchup di Keket, che brutto nome, la maionese e la pizza cheddar, quindi... Allora, diciamo che tutta sta roba va nei freezer, il bastoncino di granchio. Cosa vuol dire, figlioli? Lo sapete molto bene. Che devo ordinare non tre, ma solamente due freezer. Perché uno l'abbiamo lasciato fuori, se ben ricordo. Eccolo qua, l'avevo lasciato da 8000 episodi fa. Allora, come la mettiamo? Angingo, c'ho una mezza idea. Allora, spostiamo la sezione carne e pesce in modo tale da avere un'intera area per adesso con i relativi frigoriferi. Sì, non saranno allineati perfettamente per mezzo millimetro, figlioli. Non state a scassare, insomma, ci siamo capiti. Sì, perché qualcuno di voi si mette lì. Ah, malone. Ah, la porta rompe le palle. Non potevamo mettere una porta scorrevole? No, è troppo bello per essere vero. Aspetta un attimo. E se togliessimo dalle balle questo? Non è la peggiore delle idee. Allo stato attuale possiamo mettere una mensola lì a lato e un'altra dalla parte opposta. Ecco qui. Non mi dà neanche troppo fastidio, io posso comunque passare tranquillamente. E per quanto non siano perfetti, possiamo mettere vicino alla cassa. Dobbiamo lasciare libero il passaggio ai nostri clienti, quindi una situazione del genere dovrebbe essere più che sufficiente. Un paio di freezer. Oddio, segnaccacelo anche un po' più vicino della serie chi se ne frega. Dammi un altro freezer che lo mettiamo invece girato a lato dalla parte opposta. Ah, dai, non è che sia malvagio. Non mi dispiace effettivamente. Allora, come i cereali. Pensavo fossero i nuovi prodotti, per un secondo mi ero triggerato. Ok, segnaccali direttamente lì. Ma i nuovi prodotti li abbiamo ordinati? Mi sa che ho pensato di ordinarli. Ma, beh, siete questi? Sì, perfetto. Ma alla fine non l'ho fatto. Cosa poi è questa? Ah, le lucine! Le lucine, che se no stasera non si vede uno stracavolo di nulla. Allora, per adesso, sì, ragazzi, saranno messi a culo. Non importa, appena possibile ci organizziamo. Zio Billy, questo era tutto l'ordine dei cereali, a quanto pare. Allora, fatemi ritornare al computer. Quanti soldi mi restano? 900... Ok, non importa, Lonino, non importa. Allora, vai di pizza, maionese, salsa piccante, gelato... Ok, no, non va così male. Sembra che vada male. Orca la miseria, ok, ordina tutti i nuovi prodotti. Indovinate chi dovrà chiedere un prestito a fine giornata, perché come al solito ha esagerato. Allora, abbiamo il... che bello che non è sto gelato. Franco, vuoi un gelato? Cazzi tuoi, non te lo mangi. Ok, sgnacami qua tutti i gelati. Guarda quanto pesce bei. C'ho 12 da una parte e 12 dall'altra. Sì, continuo. Oppala. Aspetta che stavolta mi faccio furbo. Dicevo, continuo a mettere un singolo prodotto per freezer. Beh, 4,99 è un buon prezzo, onestamente, eh? Non ci possiamo lamentare. Qui abbiamo la... Madonna, che brutta sta pizza, è orripilante. La mettiamo qua per adesso, ma... Perché qui abbiamo la pizza da una parte... Vabbè, dopo spostiamo i congelatori, casomai. Non è il peggior problema della vita. E dopo, ovviamente, dobbiamo anche assegnare i relativi spazi sulle me... Facciamolo subito. Aspetta un secondo, allora. Ridammi indietro una pizza... Avevamo la sezione prodotti surgelati, quindi... Senti, allora a sto punto, da una parte pizza standard, dall'altro la pizza col cheddar. Ma la cara buona vecchia mozzarella. Allora, i gelati... non rimettiamo i gelati, perché abbiamo la sezione dolci, ma è tipo tutta piena. Ah no, aspetta, questa è vuota. Perfetto, i gelati li possiamo mettere lì. Per quanto sì, preferivo fare un'intera sezione surgelati, mi sembrava effettivamente più adatta allo scopo. Allora, abbiamo la maionese. Mettine un po' qui. Mettine un po' sopra, lasciamene una. Allora, maionese andrebbe messa con l'olio. Se spostiamo l'olio da qualche altra parte... ma dove? Aspetta, qua è la sezione uova, perché sono praticamente tutte vuote. Allora, per adesso lasciami lì la maionese. Qui abbiamo ancora cereali. Sì, ne ho ordinati troppi. Altra maionese. Tac. Bene o male la maionese si fa con le uova, quindi. Ah, ma avevo la pizza. Ok, ne avevo ordinate due. Non pensavo di aver fatto il bravo bambino. E voi direte, ma Lone è accaduto tipo 1,8 secondi fa. Lasciamo stare che è meglio. Ho notato adesso che l'ho messa in parte al burro d'arachidi, che potrebbe essere spostato, onestamente, da quest'altra parte. Avrebbe molto ma molto più senso. Allora, datemi mezzo secondo. Non... Levati, porca la miseria. Grazie di aver messo la maionese. Abbiamo ancora burro d'arachidi? No, lo abbiamo finito, va riordinato col miele. Vogliamo quindi la porca miseria quanto costa il miele. Non posso ordinare più di così. Mi restano letteralmente $30 sul conto in banca. Allora, facciamo una cosa tattica intanto. Vediamo di iniziare a aprire il negozio. O qua non ne usciamo più. Toglimi questo. Ecco qua il burro d'arachidi,
che quindi sgnacchiamo da questo lato, un po' sopra e un po' sotto. Toglimelo da qui, sgnaccalo di qua. Lancia la scatola e togli le etichette e sostituiamo il tutto, come dicevamo, con il ketchup. Olè! Allora, il ketchup invece lo mettiamo a 3.308? Zio Billy, non pago tipo 90 centesimi, no? Adesso ho i dubbi esistenziali per dov'è, di cronaca. Aspetta, questa è la hot sauce, la salsa piccante che quindi mettiamo direttamente qua sotto. Salsa piccante che prezziamo a $3.97, mi manca, sarà la cassa. Ah, qui abbiamo altro ketchup, senti, lo sgnacco direttamente io. A sto punto togliamoci il problema, tranne l'ultimo che invece, beh, le salse stavano di qua. Dicevo che invece piazziamo da quest'altro lato. Ottimo, qui abbiamo il miele, vabbè, lo posso portare in magazzino appena un secondo. Quali sono gli altri nuovi prodotti? No, questo è il gelato, ma mi sa che abbiamo riempito tutto. No, ce ne stava ancora uno e l'avevamo sgnaccato nella sezione qua dei dolci. La salsa piccante la mettiamo invece in magazzino sopra il resto delle salsine. Mi sa che non ho ordinato tutti i nuovi prodotti. Comincio a pensare di aver commesso qualche errore effettivamente. Ah, i bastoncini di granchio. Ecco perché c'era un ulteriore congelatore. Ok, li ordiniamo appena abbiamo un po' di euro. Perché sennò qua non la finiamo più. Ok, apri il negozio nel frattempo. Allora, abbiamo, come dicevamo, un ulteriore congelatore. E penso di sapere come ci possiamo organizzare. Semplicemente mettiamo i congelatori in questo modo. Aspettate, che è difficile gestire lo spazio. Sembra di averne tanto, ma alla fine è molto meno del previsto. E tac, ottimo. Come detto, amen, se per adesso le pizze sono separate, le sistemiamo appena possibile. Oh, è un po' una rottura di palle per il nostro Franco, ma è Franco, sta sulle balle a tutti, quindi non stiamo a preoccuparci più del necessario. Il miele era praticamente finito. Aspetta che lo rifornisco io. Ottimo. Ok, i prodotti per la casa sono tutti a posto. Non siamo... Oh, ok, sì, un po' siamo messi male. Sono finite le mozzarelle. E che stracocchio. E se chiedessimo un prestito per tipo un giorno, voglio dire? Banca, prestito a 7,50. Il minimo è 5 giorni. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, perché devo ordinare troppa roba. La mozzarella di Don Bernardo, 3 confezioni, ottimo. Cos'è che devo ordinare? Aspetta, i nuovi prodotti? Perché mi rode troppo perdere punti esperienza, che voi non ci avete idea. Oddio, costano un... troppo. Ne ordino 2, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ormai la minchiata l'ho fatta. No, il tè verde costa troppo. Manca l'acqua dei ricchi, un po' di parmigiano. Che casino, questi sono vuoti. Ecco qua, non posso fare non posso ordinare altro, ciccio. Perfetto, forza Franco 1 e Franco 2. Datevi da fare, ora trova tu la confezione giusta. La mozzarella di bufala campana, lì che cocchio era. Sgnaccala dentro. È veramente mozzarella di bufala campana, ma questa è quella del gioco horror, quello che avevamo fatto del tizio che era a casa da solo. Oh, ecco i bastoncini di granchio. Allora, quello vuoto è questo. Aspetta che si arriva a testa di minchia. E... ma sono tipo i surimi. Ma sono i surimi, ma che schifo. No ragazzi, vi prego ditemi che non mangiate i surimi. Sono gli scarti del pesce, con tutta la buona volontà. Ma no, è un crimine contro natura. I prezzi li abbiamo... lo sapevo che mi ero dimenticato di nuovo. Continuo a fare sto stupido errore. Vabbè, ne abbiamo venduta una al massimo. Beh, quali sono gli altri prodotti che adesso mi vengono i big dubbi? No, dai dai, Lonino, fidati. Dovrebbe essere tutto a posto. Aspettate che sto a fare una confusione di proporzioni bibliche. Qua mettiamo il resto del parmigione. E dovremmo avere una sezione dedicata, aha, là sopra. Sì, siamo parecchio carenti di formaggio. Sì, anche di soldi in banca. Acqua dei ricchi. Aspetta che sento già la gente che si rivolta senza l'acqua della Ferragni. A posto. Oh, ridendo e ordinando siamo già alle 4:30 di pomeriggio, dannazione. Oh, avevo ancora bastoncini di granchio. Aspetta, ricordati che devi anche assegnare il posto. Questa è carne, questo è pesce, quasi tutto occupato tranne... Levati ciccio qua sopra. Oh, oh, abbiamo finito il salmone, ma abbiamo una grande quantità di sushi. Aspetta che controllo. No dai, ce n'è ancora parecchio di salmone. Non ci dobbiamo preoccupare. Va la mozzarella di bufala campana, se la sono ciucciata tutta. Sti bastardi che vogliono copiare gli italiani. Che stracocchio. Carta culo. Sapevo io che c'era emergenza carta culo. Sentivo la crisi nell'aria. Aspetta, ok, mettila qua sopra, ottimo. E pian pianino calavano le tenebre. Aiuto, si vede niente. Ok, si vede molto meglio. Non ho pagato le bollette. Non ho pagato le stracocche di bollette. Gente, di sto passo dobbiamo mettere un'altra cassa, ma la dovrò gestire, ovviamente. Ne ho troppi adesso, sì, sono troppi, ma porca miseria. Vabbè, sgnaccali lì sotto, perché ce n'è una... c'è una confezione che ne ha due dentro. Non riesci a trovare i maccheroni. È vero, gli stracocchio di maccheroni. Era una tipologia di pasta che mi ero dimenticato di ordinare.
Ma porco canaglia, aspetta che non faccio confusione. Che ore sono? 7.24. Ce la posso fare, abbiamo la velocità. Ok, 4 confezioni di maccheroni. Ho ancora poco per poter fare gli ordini. Cosa che manca? Olio ce n'è. Questi sembrano tutti pieni. Veloci. Qui cosa abbiamo finito? Come cocchio si chiama la mufasa? È qualcosa con la M. Era qualcosa con la M. La musaka. Ecco qua. Zio Billy quanto costava. Senti, fai l'ordine, perché sennò qua non la finiamo più. Ah, ancora una marea di merce da ordinare. Aiuto. Ecco qua. A posto clienti. Venite a comprare i vostri maccheroni. Credo sia il primo episodio che non passo neanche un minuto alla cassa. Zio Billy, so che l'ho detto più volte, ma non lo so, è che ormai mi ero abituato con il mio tastierino e tutte cose. Però sì, dobbiamo ingrandire abbastanza il negozio da riuscire a integrare una cassa extra per il telone. Se abbiamo Giampier Fabrizio 2 la vendetta, che dà una mano a Giampier Fabrizio 1, e allora sì che posso rigestire le casse. Però sì, dove la metto? Non è facile come discorso, Sì, si stanno accumulando troppe... una fila troppo lunga. Carta, culo! La musaka è piena? Sì, sembrerebbe di sì. Perfetto, dovremmo avere già la sezione nella carne, credo. No, ecco perché. Ottimo. Ok, e il magazzino è il metodo migliore per capire se effettivamente ci mancano dei prodotti. E questo... No! Miseria, i maccheroni non avevano ancora una sezione. Questa era la sezione degli spaghetti. Il che mi fa capire che mancano gli spaghetti, ovviamente. Il problema è che sono già le 9 di sera. Aspettate che volevo togliermi dalle balle. Oh! Questa scatola di pasta, sì, era sempre quella con 2 confezioni fin dall'inizio. Ah, aspetta un secondo, lascia questa. Toglila dalle balle. Lanciala! Me la devo togliere dai maroni? Dimmi che c'è spazio qui, perché... Ok. Come non posso lanciarla? Io lancio... Mettila qui. Perché ho la scatola piena qui, con 86 prodotti, e purtroppo la candeggina occupa un intero spazio, e... Purtroppo il resto è pieno. Sì, dobbiamo creare la sezione dedicata alla carta culo e alla candeggina, perché sono scatole grosse. Vedete, adesso ad esempio non so dove minchia metterla. E qui abbiamo il succo di mela. La mela me lo succa? No, ne abbiamo troppa. Ne abbiamo decisamente troppa. Quindi, senti, per adesso segnacala lì. Non dà fastidio a nessuno. Quindi non stiamo a preoccuparci più del necessaire. Vale. E questi cosa sono? Oh, il Savion, per fortuna. Perché il detergente per le mani era tipo finito. Segnacca tutto, non rompere le balle. A posto. Ok, direi un'altra giornata di onesto lavoro. Magazzino. Non si è messo benissimo. Mi sono concentrato su questa sezione e quella dietro di me adesso è vuota. Ma porco canaglia. Ok, ragazzi, concludiamo qui la nostra 38esima giornata. 6 prodotti non trovati, 44 clienti però, figlioli, E 2400 dollari. Allora, aspetta, volete vedere in quanti secondi scende il nostro denaro quando ti ricordi che devi tipo pagare? Ok, sono salite troppo. Vabbè. E l'affitto. Sentite, a sto punto fatemi estinguere quel debito. Perfetto. Così non abbiamo più interessi da pagare alla banca. E come potete vedere, la cifra in alto è scesa alla velocità della luce. Beh, così una mostrella di buffa la campana. E ne volete un po'? Oh, è andata veramente a ruba. Salve, sono il telone del giorno dopo. Ok, ho sistemato un po' di problematiche varie. Ho lasciato che Giampier Fabrizio nel frattempo mi continuasse a rifornire i vari stand. Da solo non ce la fa. Come ho detto, sì, nel prossimo episodio ci serve un Giampier Fabrizio 2. Fatemi vedere, ma in teoria, se andiamo su gestione, assunzioni... Sì, lo possiamo assumere perché abbiamo superato il livello 22. Il prossimo cassiere è a livello 30 e il successivo a livello 50. Però davvero, la cassa qua non c'è spazio. Cioè, mi hai detto che posso spostare anche questo? Ma va, lo possiamo tipo mettere in magazzino? Il gioco dice sì, non ci sono problemi. Sapete cosa? Me ne servirebbe più che altro sia uno qua in negozio che uno di sotto. Non mi pare effettivamente la peggiore delle idee. Però se spostassimo la cassa sarebbe bello poter mettere 2 casse in questo modo. Ma non è fattibile. Oppure una cassa qui e una cassa qua di lato, e poi i clienti escono da quest'altra parte. Ecco, quello è effettivamente già più fattibile. Datemi mezzo secondo, che non so come sia potuto accadere, ma hanno fatto fuori tutto il reparto salse. E che stracocchio, le abbiamo appena comprate. Neanche il tempo di piazzarle sugli stand. E gli MR... Come sei arrivata da qui? No, aspetta, che poi... Molla giù, non voglio... Lancia la cosa. Oh mio Dio, il caro buon vecchio bug di Shopee Keep. A quanto pare mi ha perseguitato anche su sto cocchio di gioco. Intanto mi sale il sardo così all'improvviso. Il sardo maso, ma vabbè, dettagli. Però sì, gente, il lavoro del magazzino mi ha veramente dato grandi soddisfazioni. Dobbiamo ancora ampliare e sistemare un po' di cose. Non è
definitivo. Come ho detto, dobbiamo fare assolutamente uno stand solo per la carta igienica, perché la carta culo va via con lo spettacolo, e forse anche uno stand solo per le patate. Ma diciamo che genericamente abbiamo risolto la maggior parte delle problematiche del magazzino. Ci è voluta un'intera stracocchio di puntata, ma alleluia, alleluia, mi verrebbe da dire. Aspetta, ma c'è uno scatolone qua dietro? Da dove arriva? Ah, era una lucina. Scusate, teniamola da parte in caso di necessità. Ad ogni modo, figlioli, io adesso vedo di passare i soliti 3-4 giorni di gioco, ovviamente, a mandare avanti la baracca. Adesso vedo se magari riesco a dare una mano pure io ai nostri cassieri per velocizzare il tutto. In qualche modo si combina, così guadagniamo più dindini, aumentiamo il livello del negozio. E il prossimo episodio potremmo quasi vedere di espandere, non dico di no. Vorrei dividere meglio anche questi stand, perché questa zona comincia a diventare un attimino asfissiante. Non metterei più di due serie di stand, uno spazio aperto, due serie di stand, uno spazio aperto. Ora vedo, perché non è così semplice questo gioco. Pertanto, figlioli, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi offro il maxi cornetto. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!